Due ragazzi lucani hanno dato vita ad un progetto che permette di vivere la natura incontaminata della Basilicata attraverso lo sport e il turismo attivo. In questo servizio di Metis di Meo ci viene spiegato di che si tratta. La regia è di Gabriella Morandi. La Basilicata è la mia terra, questa è la mia terra, la stessa che calpestavo con mio padre da bambino. Stesse vallate, stesse rocce, stessi scenari, nulla è cambiato. E quello che un tempo era un gioco, quando eravamo bambini, quindi andare in esplorativa per torrenti o ad arrampicare, adesso è diventata una vera passione ed è quello che vogliamo comunicare a tutti, far conoscere la nostra terra. Agata e Gabriele sono due ragazzi che amano viaggiare, appassionati di sport e avventura. Entrambi sono partiti e ritornati qui a Pescopagano, in Basilicata, portando la loro esperienza e un sogno che li accomuna: far conoscere il fascino e la bellezza di un territorio incontaminato in maniera attiva. Gabriele, dove ci troviamo e che tipo di attività stiamo facendo oggi? Qui siamo nel comune di Pescopagano, in provincia di Potenza, all'interno della meravigliosa vallata del torrente Ficocchia, a strettissimo contatto quindi con la flora e fauna fluviale, che ci consente di attraversare dei punti assolutamente meravigliosi dove l'antropizzazione non esiste e dove la natura selvaggia la fa da padrona. Dopo aver studiato in giro per l'Italia, aver viaggiato fra tutti i paesi dell'Europa, perché hai sentito il desiderio di tornare nella tua terra? Perché dopo aver vissuto tante esperienze e dopo aver visto anche posti molto esotici, proprio questo mi ha fatto capire che la mia terra non aveva assolutamente nulla di meno rispetto ai posti che avevo visitato, ed è stata questa la spinta che poi ci ha portato a intraprendere questo percorso di turismo attivo, di turismo sostenibile. Ci spieghi che cos'è un turismo attivo? Non si tratta soltanto di sport. No. Noi ci teniamo tantissimo a raccontare il nostro territorio attraverso la natura, quella che è tutta la ricchezza non solo diciamo del territorio dal punto di vista naturalistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale. Agata, quali sono le attività che proponete alle persone che vogliono conoscere davvero la Basilicata? Allora, fondamentalmente sono quattro attività. La più classica, che è il trekking, poi abbiamo il canyoning o torrentismo, quindi è la discesa dei torrenti, abbiamo il walking water o acqua trekking, che è la risalita dei torrenti, e poi abbiamo l'arrampicata sportiva o il bouldering, che è un tipo di arrampicata che si pratica su massi di piccole dimensioni. Quindi la nostra missione fondamentalmente è quella di far conoscere queste meraviglie, questi posti bellissimi. Che cosa significa per te essere tornato a casa tua in Basilicata? Lo stimolo più grande è stato quello proprio di riuscire a realizzare qualcosa nella mia terra. Questi ambienti incontaminati, quando faccio trekking, canyoning, queste emozioni, queste sensazioni così gradevoli, così piacevoli, non sono riuscito a trovarle da nessun altro posto al mondo. Sin da bambina sono sempre stata innamorata di questo posto, sono sempre andata in giro ad esplorare, diciamo, più che altro, ad arrampicare, a cercare i torrenti, le pareti. È la mia terra, è casa mia. Basilicata per me è terra ancestrale, terra selvaggia, terra di lupi. In qualche modo è una terra che è avvolta da un'aura di mistero e di fascino assoluto.